Draghi aveva annunciato un nuovo provvedimento d'urgenza dopo le sospensioni. Sì, stamattina lo faccio, appena arrivo in ufficio lo devo leggere e lo firmerò. Conterrà gli stessi provvedimenti? Ci sono delle cose che sinceramente trovo talmente gravi che sono finanche incomprensibili. Cioè io non riesco a capire che cosa è passato nella mente di un giudice nel sospendere l'efficacia di un giudice amministrativo, nel sospendere l'efficacia di un'ordinanza che apre i parchi e i luoghi della nostra città. Io ho veramente difficoltà, cioè quella è una prerogativa istituzionale del sindaco, che può essere, come dire, eliminata solo in determinati momenti, come è stato quello della pandemia. Adesso se ci guardiamo tutti i provvedimenti del governo, le dichiarazioni dell'Istituto Superiore della Sanità, insomma tutti gli accertamenti e le ricerche che abbiamo fatto, più luoghi aperti abbiamo, più possibilità di minori assembramenti abbiamo e quindi di riduzione del rischio del contagio. Per non parlare della riqualificazione di luoghi abbandonati che possono essere utilizzati dalle attività commerciali. Cioè è davvero, è talmente incomprensibile che siccome queste cose sono state censurate ormai a tutti i livelli, ma continuano a esserci, mi viene legittima la domanda perché. Tant'è vero che ho chiesto al governo di intervenire su questo punto, perché così non si può governare, perché non può passare l'idea che il governo della città passi attraverso un giudice amministrativo o un'ordinanza della regione. Questo è un qualcosa di inaccettabile. E tra l'altro aggiungo una cosa, che questi comportamenti hanno come effetto indiretto, ovviamente non mi permetto di dire voluto, ma come effetto indiretto quello di porre a rischio la salute dei nostri concittadini, perché è provato che questi tipi di provvedimenti, alcune ordinanze regionali e questo decreto del TAR pongono elevano il rischio di contagio ulteriore nella nostra città, mettono fortemente a rischio, se non compromettendola, la coesione sociale, la ripresa economica, produttiva e del lavoro, e quindi ancor più indirettamente diventano una rampa di lancio per quelli che vogliono occupare spazi in altro modo. Mi riferisco alla criminalità di cui stavamo parlando prima. Quindi io l'ho detto al Ministro dell'Interno, mettete a verbale che io non sarò complice e connivente di questo andazzo, di cui sinceramente provo davvero difficoltà a nutrire attenzione, perché non ha nulla di giuridico, non ha nulla di giuridicamente comprensibile, tanto da farti venire il sospetto che c'è altro.